esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Da oggi esprimersi sulla donazione di organi e tessuti è ancora più facile. Quando si ritira o rinnova la carta d'identità, si può richiedere all'ufficiale d'anagrafe il modulo per la dichiarazione, riportare nel campo indicato la propria volontà, firmarlo e riconsegnarlo all'operatore. L'importanza dell'adesione di un comune capoluogo a questo importante progetto. Buongiorno a tutti, sono Enrica Negroni, presidente provinciale dell'Aido di Pavia, e devo dire che è molto importante che un comune capoluogo di provincia aderisca a questo progetto, proprio per dare la possibilità ai cittadini, in questo caso di Pavia, quindi pavesi, di dare il proprio sì alla donazione degli organi, perché facendo questo gesto, che è un gesto d'amore gratuito, un dono gratuito, il cittadino può ridare una speranza di vita alle 9.000 persone che sono in lista d'attesa di un trapianto di organo. A Pavia l'Aido sezione provinciale esiste dal 73, quando l'Aido invece a livello nazionale esiste dal 1971, ed è da quando è nata che i volontari Aido, l'obiettivo principale dei volontari Aido è quello di sensibilizzare i cittadini alla donazione degli organi. E con questo progetto che il Comune di Pavia ha deciso di aderire, possiamo finalmente dare ancora più una speranza. Quindi sono contenta che il Comune di Pavia abbia aderito, e mi permetto di ringraziare a nome della sezione provinciale Aido, ma a nome di tutta Aido, il Comune di Pavia, quindi il sindaco e l'amministrazione comunale che hanno aderito a questo progetto. Grazie mille. Come cambia la qualità della vita in un paziente che ha subito un trapianto? Cambia totalmente la qualità di vita. Per gli organi salvavita vuol dire rinascere. Pazienti in lista di trapianto per organi come cuore, fegato o polmoni, dove l'attesa media è un anno e mezzo, due, con la probabilità anche di morire durante questo periodo, ricevere un organo in questo lasso di tempo vuol dire rinascere, vuol dire tornare a lavorare, tornare ad avere una vita sociale, familiare, normale. E molti tornano a rifare il lavoro che avevano sempre fatto. Per altri organi come il rene vuol dire cambiare la qualità di vita, vuol dire non dover più fare la dialisi tre volte a settimana, vuol dire avere una vita sociale e familiare assolutamente normale. Lo stesso dicasi per i tessuti. A volte non ci si pensa, ma pazienti che hanno subito traumi gravi, che hanno subito asportazioni di segmenti ossei, che hanno avuto ustioni molto gravi, hanno una qualità di vita molto bassa. Il poter ricevere un trapianto di un tessuto è sicuramente il tornare ad una vita nuova. Pensate a tutti i pazienti che sono in attesa di ricevere delle corne perché hanno un problema grave di vista o sono ciechi. Vuol dire riprendere a vedere la vita, che per noi è una cosa normale, ma per molti pazienti non lo è più da tempo, e questi pazienti spesso sono molto giovani, perché si tratta di patologie degenerative congenite, per cui il paziente è spesso giovane.